Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi sono in trasferta in compagnia del direttore generale dell'US 5 Polesana, il dottor Antonio Compostella. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Parliamo della campagna vaccinale, direttore. È sicuro fare il vaccino? Non dico lei, in generale. Sì, è sicuro. Allora, noi siamo partiti già da un paio di settimane, siamo arrivati a 6.130 dosi, cioè 6.130 persone vaccinate tra operatori sanitari dell'ULS, del territorio, delle strutture private accreditate e tra ospiti e operatori della RSA, delle case di riposo. È chiaro che 6.130 è un numero piccolo, ma su queste 6.130 persone non abbiamo visto finora nessuna reazione avversa importante. Ripeto, il numero molto piccolo, però accanto a questo dato, anche per quanto riguarda l'attività a livello regionale, non ho avuto notizia di reazioni importanti e particolari dal punto di vista di reazioni avverse. Quindi si presenta sicuro. La letteratura scientifica aveva detto che questo vaccino che stiamo utilizzando, il vaccino di Pfizer, come pure gli altri che arriveranno, il vaccino di Moderna e di AstraZeneca, vaccini sui quali ha investito l'Italia, questi vaccini la letteratura scientifica ce li ha definiti come sicuri. Sicuri vuol dire che non danno reazioni avverse importanti. E, oltre che sicuri, la letteratura scientifica ci dice che sono anche efficaci, cioè in grado di garantire una immunizzazione adeguata. Poi quanto sarà questa immunizzazione, se al 100% o al 95%, e per quanto durerà per tutta la vita, per un anno, per due anni, lo vedremo col tempo, perché questo sì richiede effettivamente tempo, uno studio prospettico richiede tempo e richiede i grandi numeri, però il vaccino è sicuro, è utile perché protegge se stessi, chi si avvicina, e protegge, diciamo, e costruisce una protezione collettiva. Diceva prima, appunto, due dosi sono quelle previste a distanza di 21 giorni? Sì, allora l'immunizzazione si realizza facendo due dosi di vaccino. La prima dose è dopo 21 o 23 giorni, cioè non è che ci sia un termine rigorosissimo, ma comunque dopo 21 giorni una seconda dose. L'efficacia, l'immunizzazione risulta attiva all'incirca 7 giorni dopo la seconda dose. Caspita, e un'altra cosa che diceva prima in conferenza stampa era che adesso si comincia la seconda dose dei vaccini, dei primi, quando è partita la campagna vaccinale, il 27 dicembre. Sì, allora il 27 di dicembre siamo partiti con 40 persone, è stato un avvio simbolico, certo. È avvenuto contemporaneamente in tutta Europa Unita. Quindi queste 40 persone che hanno fatto la prima dose il 27, domenica 17 riceveranno la seconda dose, sempre a 300 dove hanno fatto la prima dose. Per noi 300 ha anche un valore simbolico, è la sede dell'ospedale Covid principale del Polesine, e quindi è stato scelto per la prima dose e anche ovviamente per l'avvio della iniezione delle seconde dosi dei nostri vaccinati. Diceva prima, sempre in conferenza stampa, che si finirà verso fine gennaio per quanto riguarda le vaccinazioni degli operatori dentro la RSA e quant'altro, e si poi comincerà con la vaccinazione della popolazione, e diceva appunto si inizierà con gli ultra ottantenni.
Sì, corretto. Allora è chiaro che quando parte una campagna di vaccinazione bisogna fare un programma. Chi vaccinare per primi? Allora, la scelta che è stata fatta a livello ministeriale, confermata a livello regionale, di chi vaccinare per primi è stata unanime. Allora, operatori sanitari e ospiti e operatori delle case di riposo. Perché? Perché gli operatori sanitari in una situazione di pandemia e di emergenza sanitaria, qual è quella che viviamo, sono figure essenziali per curare le persone che si ammalano. Le case di riposo, la RSA, operatori e ospiti, perché? Perché sono i luoghi più fragili dal punto di vista degli effetti del contagio. Gli operatori corrono il rischio di contagiarsi nella vita quotidiana, di portare il contagio dentro la casa di riposo, passarlo agli ospiti e poi tra gli ospiti il contagio si amplifica, con un tributo di vite che abbiamo visto essere stato ed essere ancora particolarmente alto all'interno delle case di riposo. Quindi gli ospiti delle case di riposo sono la popolazione più fragile e più esposta al rischio di morte, non solo di contagio, al rischio di morte. E quindi si è partiti da lì. Noi entro 2 o 3 giorni al massimo chiudiamo tutto il primo giro di vaccinazione nelle case di riposo e poi fra 21 giorni e poi ovviamente entro altri 21 giorni saranno completate. Quindi il mese di gennaio per noi viene utilizzato per completare primo e secondo giro di vaccinazioni per la popolazione che era stata individuata, appunto operatori sanitari e ospiti e operatori delle case di riposo. Dopodiché si partirà con altri obiettivi, con un'altra popolazione target per la vaccinazione. Popolazione target vuol dire cioè le altre persone che saranno vaccinate, che sono rappresentate ad esempio da farmacisti, che saranno rappresentate dai donatori di sangue, che saranno rappresentate soprattutto dagli ultra ottantenni. Quindi prima fascia di popolazione fragile, gli ultra ottantenni, poi seguiranno gli ultra settantenni, le categorie essenziali e via discorrendo, secondo un programma che è però fortemente legato alla disponibilità dei vaccini. Quindi un programma il cui svolgimento dal punto di vista temporale è legato alla disponibilità di vaccino. Quanto più vaccino abbiamo, tanto più rapidamente finiremo. Però insomma, con la fine di gennaio, probabilmente l'inizio di febbraio, partirà appunto anche la campagna a livello di popolazione interessando prima di tutti le persone oltre gli 80 anni e poi quelle oltre i 70, le persone con patologie croniche, le persone più debilitate, insomma i soggetti più a rischio. Ecco, non ci fermeremo. Certo, andiamo in pausa musicale. Rieccomi di nuovo in compagnia del direttore generale dell'USCINCE Polesana, il dottor Antonio Compostella, con il quale stavamo parlando della campagna vaccinazione nella prima parte appunto dell'intervista. Adesso invece facciamo il punto della situazione, direttore, dell'RSA del nostro Delta. Sì, per quanto riguarda l'RSA, chiamiamole le case di riposo, così tutti comprendono meglio il termine. Allora, nei giorni scorsi, fino ad alcuni giorni fa, l'osservato speciale principale era la casa di riposo di Adria. E la situazione non si è ancora raffreddata per quanto riguarda il focolaio, perché anche oggi abbiamo 2 nuovi positivi tra gli ospiti e un nuovo positivo tra gli operatori, però mi sento di dire che il focolaio sta mostrando in questi ultimi 5-6 giorni sta mostrando dei segni di avviamento alla stabilizzazione, cioè non abbiamo più avuto
delle puntate di 5, 6, 7, 10 nuovi positivi al giorno, ma parliamo di 1, 2 nuove positività a giorni alterni. Quindi direi che si sta avviando verso una situazione di stabilizzazione. Per quanto riguarda invece Corbola, la situazione è di piena stabilizzazione e siamo proprio nella fase di negativizzazione costante sia degli ospiti che degli operatori, quindi lo considererei un focolaio finito. Dobbiamo solo attendere che tutti gli ospiti e tutti gli operatori diventino negativi. Questo per quanto riguarda Corbola. Per quanto riguarda Papozze, questa è la situazione che è effettivamente la più acuta e la più preoccupante in questo momento, nel senso che abbiamo avuto oggi 9 positività di ospiti nuove e 3 positività nuove di operatori. E questa è la situazione sicuramente più preoccupante e degna della maggiore attenzione. Per quanto riguarda invece Villa Dose, che sta un po' al confine tra il Medio Polesine e il Delta, la situazione anche qui è di stabilizzazione e di negativizzazione sia degli ospiti che degli operatori. Quindi rispetto al quadro di una settimana fa direi che la situazione è certamente migliore. La situazione che preoccupa di più è quella di Papozze, che è in piena fase acuta, il focolaio è in piena attività e quindi avremo ancora alcuni giorni dove vedremo anche nuove positività prima magari di iniziare a stabilizzarsi. Benissimo. Direttore, grazie per queste news. Io ritornerò perché già ci ha dato appuntamento a venerdì per dare ulteriori informazioni ai nostri radioascoltatori di Radio Diva. Grazie. Grazie, buona giornata a tutti voi. Una buona giornata anche a lei.